At the beginning, we hoped for a reform. We hope for a reform. Freedom. 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 We hope for dignity. 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 We hope for dignity. And all we got is this. All we got is this. 10-year-old boy was shot in the head. Non sapremo mai da dove venivano, né chi li aspettava in Europa, tantomeno se avrebbero avuto diritto all'asilo. La barca era grande, a Lampedusa non si è nemmeno avvicinata. È affondata a poche miglia dalla costa libica molte una settimana donne, fa. Decine così. Di bambini, un campione con mille vie di fuga verso nord che si intrecciano nel Mediterraneo. Si vede la loro gente che si è ritrovata sulla chiglia che si butta in mare. Erano quattro barconi quelli partiti insieme dalla Libia verso l'Europa. Due sono arrivati, uno è stato soccorso dalla Marina Libica, l'ultimo è affondato. Una TR della Guardia Costiera. Nazionale questa ormai, non riguarda più solo il sud Italia. Stanchi, confusi, in fuga da un paese che non c'è più. Mohamed, Hamid, Fad. Per loro, come le migliaia di profughi siriani arrivati in pochi mesi a Milano, questa è solo una tappa. Svezia, Germania, Norvegia. Questo è il quartiere dove vivo. È stato distrutto. Per uscire dalle macerie di casa mia ho dovuto spaccare 4-5 muri delle altre abitazioni. Ma voi dove volete andare? Se Dio vuole, in Svezia. Sì, Svezia. Thank you.
Dovevamo essere 150 persone sul barcone, invece eravamo 675 persone. Dopo 10 giorni di viaggio, dopo sono arrivati la Marina Militare che ci ha salvati. Non c'era da mangiare, non c'era cibo, non c'era acqua da bere. Sul nostro barcone siamo morti 3 persone. Dima e Dana, entrambe 25 anni di Damasco, si sono conosciute sul barcone dei trafficanti. Dima, nota attrice televisiva, Dana, insegnante di inglese. Un viaggio terribile con in braccio i loro figli piccoli per scappare dall'inferno della guerra siriana. Sono arrivate a Milano, punto di passaggio per il nord Europa, ospitate qui nel nuovo centro di accoglienza per profughi, inaugurato oggi in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Sentiamo che siamo arrivati a un altro pianeta, perché sentiamo cosa vuol dire umanità, cosa vuol dire essere umano. La struttura, che ospita 100 persone, quasi metà bambini, porta il nome della piccola Suraya, la prima figlia di profughi siriani giunti a Milano a nascere in città. Un flusso continuo, difficile da gestire per il comune, i centri al collasso li accolgono, pochi giorni e via. Yes, no, nothing. Sì, ho perso tutto, non ho più nulla. Non sappiamo se la polizia ci fermerà le frontiere, ma io voglio arrivare in Norvegia, lì c'è mio fratello. Questa è la mia casa distrutta, questa è casa mia. È lì che vogliono chiedere asilo politico, ma per il regolamento di Dublino, se fossero schedati qui, dovrebbero fermarsi in Italia. Preferiamo tornare in Siria piuttosto che fermarci qui. Già una volta ci hanno derubato alcuni delinquenti al confine. Incollati ai cellulari in attesa delle soffiate sui tragitti più sicuri dai parenti sparsi per l'Europa. Da qui passano professori universitari, molte personalità del Ministero della Cultura. Tutti che scappano dal paese in guerra e che vogliono andare nei paesi del nord. Ma più che in guerra, un paese non c'è più nulla, è tutto distrutto, è un cumulo di macerie. E qui scappano dal nulla. Thank you.
طالعونا على مركب طوله 14 متر شيء 140 واحد فيه. أنا كنت عم أشوف الموت كل لحظة 100 مرة لمرحلة إني أجي لأولادي. How many from Syria? Syria. Syria. One, two, Syria, three. Three from Syria. How many from Iraq? Okay, okay.